Soprattutto la fanno anche queste due squadre. Eh sì. Anche se stasera come aggressività e come quantità di errori siamo lontani dalla partita solo di 7 giorni fa, ma comunque siamo sotto Natale anche per loro. Arrivano da un periodo intensissimo, le squadre si allenano veramente poco e credetemi, viaggiare 2, 3, 4 giorni alla settimana per andare a fare le trasferte di Champions e le trasferte di campionato, giocare 2 partite significa fare 2, 3 allenamenti veri tutte le settimane, pochissimi rispetto a quello che si fa di solito. Anche il programma della preparazione fisica, che è molto molto importante, deve essere ridotto in questo periodo perché non c'è tempo di svilupparla bene, perché non c'è tempo di recupero con tutte le partite che ci sono, e quindi è anche difficile mantenere una qualità di livello di gioco elevato. 20-17 la situazione adesso per quanto concerne questo quarto set, sempre 3 punti di vantaggio per la formazione umbra, che guida 2-1. Vediamo in questo caso Isabella Azziglio in quadrata primo piano per la giocatrice che è cresciuta nella formazione del Vicenza, per poi trovare anche altre situazioni e altre formazioni nel corso del campionato italiano, in particolar modo nelle sue ultime 2 stagioni con la maglia della Monteschiavo Banca Marchegliesi. Esperimento quest'estate, in pratica ho giocato a Vicenza nelle formazioni della, insomma, satellite della squadra, della società presieduta da Coviello. Lei è nativa di Padova, non di Vicenza. Errore di qualche chilometro, la regione è lo stesso. Chiedo scusa ovviamente agli interessati. 20-17 la situazione. Si tuffa come un gatto sotto rete la Marinova, non ci arriva. 18° punto per Mursia. Sì, una palla che poteva essere gestita meglio da Perugia in difesa questa, e permette a Mursia di rifarsi sotto pericolosamente. E allora ci pensa Franzia. Ci pensa Mirka Franzia, cosa che non ha fatto invece nel corso dei 3 match point nella gara di andata. Comunque la gara ormai è finita lì. Pavlovic al posto di Del Core per alzare il muro. Entra in campo la centrale montenegrina. Com'è che dici di solito? Mettere centimetri là davanti. Là davanti. E mi fai anche il verso adesso, andiamo bene. 21-18, ricezione molto abbondante. Franzia trova il muro. Tira su la Pavlovic, terzo tocco da parte dell'Arcangeli, e qua ci pensa in maniera precisa appunto Pavlovic o Crisanti. No, non vorrei dire, io mi sono distratto perché sull'attacco di Francia secondo me ha murato Fofau che era seconda linea, e quindi avrebbero dovuto fischiare fallo gli arbitri. È stato un attimino d'attesa adesso, vediamo. Dato 4 punti di vantaggio per Perugia, alza Jacqueline per Fernandez, Amaranta Fernandez, Marinova, Crisanti per Francia, 23-18, e qua ormai la bandiera bianca sta salendo su in cima al pennacchio. Fiuta il sangue. Sì, qua espressioni diverse, però danno l'idea ovviamente di quella che è una conclusione verso un 3-1 a favore a formazione umbra. Mancano 2 punti per la Colussi, vediamo. Olà. Ne manca uno. Ecco. Com'è che dice Tommaso in queste palle, in questo caso? Dice 6 palle per il match. Ah, non lo so, se tu amante del tennis. 6 match point Perugia, 24-18. Ma la palla in pratica, attenzione, io avrei fischiato un fallo ai danni di Perugia, comunque questa è un'interpretazione mia. Fofao per Jacqueline, tocca leggermente Francia, sacco per Pavlovic, alza la palla Valesca, Fofao per attacco di Amaranta Fernandez, Francia, ma praticamente c'è una confusione di ruolo notevole. Fofao finalmente riesce a trovare quella che è la sua soluzione, cioè il palleggio. Pavlovic, il muro attivo con la possibilità d'attacco ora per Perugia con Francia, non chiude Arcangeli ancora, e qua Crisanti trova il nastro. Non ce abbiamo la facciamo visto più palleggiatrici attaccare, centrali alzare, insomma abbiamo visto un rabelot come si dice a Milano da queste parti. Sì,
Sì, azione poi e dopo non è lunghissima. Anche la telecamera migliore per vedere comunque. Azione lunghissima e alla fine mancava l'ossigeno ed è arrivata Ruggia. Possibilità di primo attacco ora per chiudere il match. Francia lo fa, 25-19, regalo di Natale per la Colussi Perugia. Si vendica con gli interessi, cioè va a recuperare un set nei confronti della Murcia. Ricapitoliamo il risultato. Colussi Perugia che si impone 3-1 contro il gruppo Domildos Murcia, 25-20, 23-25, 25-22, 25-19. Claudio Galli migliore in campo, anche a Pacale a questo punto? Direi proprio di sì. Ma ci troviamo d'accordo anche in questo caso, la cosa un po' può preoccupare visto che ci troviamo d'accordo sulle migliori in campo. Vi ricordo adesso come va avanti il nostro cammino, il cammino di Sport Italia per la Champions League, appuntamento con il mese di... gennaio, quando andremo a concludere. In pratica Perugia va a qualificarsi all'85% in vista del prossimo turno, diventerà decisiva la prossima partita. In caso di vittoria Perugia trova il pass automatico al primo posto del girone. Nella formazione umbra c'è anche l'Esercibasi Istanbul che ieri ha sconfitto la formazione del Belgrado. Terzo posto per il Murcia con 2 vittorie e 2 sconfitte, insomma si va a livellare in maniera molto confuso questo girone. Partita che è durata 1 ora e 43 minuti lordi. È comunque un bel segnale prima del Natale con la vittoria delle 3 italiane. 2 sì, già qualificate, Iesi e Novara. Ottimi risultati in questa settimana dalla pallavolo, dalla Champions League per le squadre italiane, e grande risposta da parte di Perugia, risposta di carattere al risultato negativo di settimana scorsa. Sono veramente delle campionesse e l'hanno dimostrato e voluto dimostrare andando a sconfiggere, direi comunque nettamente, la squadra che le aveva battute 7 giorni fa. Bene, a questo punto ti lascio il microfono per augurare ovviamente buon Natale e buon anno. E certo, a tutti quanti, grazie, buon anno, buon Natale, e ci risentiamo a gennaio sempre qui su Sport Italia per questa esclusiva di Champions League.